Allora, una cosa che mancava alle mie video lezioni di matematica e di fisica è un'analisi tramite l'analisi infinitesimale del discorso dell'età del Sole nell'ipotesi che la sua energia dipenda dal fatto che il materiale che si è aggregato nel Sole, dallo spazio infinito, ha perso un'energia potenziale gravitazionale, è finito, come dire, nella buca gravitazionale e quindi quasi si è tramattato in energia cinetica di agitazione termica e quindi la stella che ci illumina. La storia è cominciata, l'ho accennata nelle video lezioni sulla relatività, diciamo, E1, 2 e 3. Perché sulla relatività? Perché è stato soltanto con la teoria della relatività all'inizio del Novecento che si è scoperto finalmente perché il Sole brucia da così tanto tempo. Perché quello che era successo nell'Ottocento è che i geologi, forse da prima ancora dell'Ottocento, comunque, studiando come si sono scavati i canyon e tutte queste cose, i movimenti delle rocce, eccetera, avevano dedotto per ragionamenti, banalmente aritmetici, che la Terra si era evoluta, i canyon si erano scavati in milioni di anni, cioè sono conti probabilmente relativamente facili da fare, nel senso che se io vedo quanto ci vuole a consumare una pietra e scavare un canyon, deduco che dopo un secolo si è scavato un centimetro e ci vogliono millenni o milioni di anni a scavare centinaia di metri di canyon. Quindi o la Terra è stata creata così con la bacchetta magica, come qualcuno ancora pensa, oppure la Terra è milioni di anni che va avanti. E le cose si sono, questi indizi sulla lunga età della Terra si sono man mano raccolti nei secoli. Alla fine era, cioè non si sapeva esattamente come adesso che ci sono le datazioni con gli isotopi radioattivi, non si sapevano con la precisione di adesso, ma si capiva che la Terra era molto vecchia rispetto a cosa? Rispetto alla storia dell'umanità, per esempio, che è solo qualche millennio che ha la storia, cioè scrive cosa succede, perché poi c'è la preistoria. Allora, la relatività ha finalmente, diciamo, permesso all'umanità di capire come mai il Sole ha probabilmente una vita totale di 10 miliardi di anni ed è 5 miliardi di anni che sta bruciando il suo combustibile e quindi ce n'è ancora altri 5 miliardi. Noi ci distruggeremo il pianeta molto prima, non c'è problema, però come durata, diciamo, della stella e del suo sistema solare si parla di altri 5 miliardi di anni. E prima della relatività c'erano un paio di ipotesi. E queste sono poi spiegate meglio con calcoli in dettaglio in queste video lezioni sulla relatività. C'era l'ipotesi chimica, cosa vuol dire? Immaginiamo che il Sole sia fatto di ossigeno e idrogeno, perché tra l'altro dagli spettri si capisce che c'è l'idrogeno, per esempio, l'ossigeno un po' meno, ma l'idrogeno si vede dagli spettri del Sole che ce n'è. Idrogeno e ossigeno nelle percentuali ottimali giuste per bruciare come con una combustione chimica convenzionale. Ecco lì, sapendo qual è il calore, l'energia, adesso mi sfugge il termine tecnico, comunque l'energia chimica che libera la reazione di combustione dell'idrogeno, che è una delle migliori, cioè l'idrogeno è uno di quelli che ha il potere calorico, forse si chiama, maggiore rispetto a qualsiasi altra cosa che può bruciare, no? L'idrogeno ha
è in grado di dare questo tot di energia quando si combina con l'ossigeno. E tra l'altro, curiosamente, quello che viene fuori è anidride carbonica e acqua, quindi il sole alla fine potrebbe diventare una palla di acqua e di CO2 se fosse una combustione chimica. Ecco, facendo il caso di combustione chimica, abbiamo una cosa quasi divertente, cioè quasi da ridere quanto è assurda. Viene fuori che una massa di queste dimensioni di idrogeno e ossigeno nelle proporzioni giuste, per bruciare e consumare tutta la sua energia chimica, ci metterebbe più o meno 2000 anni. Cioè praticamente Gesù Cristo sarebbe venuto a ricaricare la pila del sole perché in 2000 anni la durata, no? E adesso si spegnerebbe perché o torna di nuovo Gesù Cristo a mettere un altro sole, o se no siamo perduti, no? È una cosa da ridere, appunto, una barzelletta. Quindi la combustione del sole non poteva essere di tipo chimico. Prima della relatività, a metà, c'era stata un'altra ipotesi che era tirata fuori da tirata fuori, cioè analizzata con i conti, eccetera, da Kelvin, Lord Kelvin, quello dei gradi Kelvin, quello della termodinamica, quello che appunto è un sommo esperto di termologia, che assieme a un altro fecero questo calcolo. Questo calcolo che adesso analizzeremo, l'ho lasciato tra le ultime cose perché questo lo facevo nelle quinte, quando eravamo riusciti a capire qualcosa di calcolo differenziale, si faceva questo conto per soddisfazione più mia che loro, perché non è che avessero tutto questo interesse nella faccenda. Comunque, conoscendo il calcolo infinitesimale, si è in grado di fare questo calcolo qua che fecero Kelvin e il suo amico Helmholtz. C'è su Wikipedia trattato molto sinteticamente, io la videolezione la farò in più video, quindi sarà facile da capire per tutti. In Wikipedia sono due pagine di calcoli finiti, se segui bene, se no ti arrangi. Vi anticipo il risultato: con questi calcoli veniva già meglio, nel senso che veniva fuori 20 milioni di anni, che va già bene, 20 milioni di anni, cioè, non metti a posto tutto, certe cose, il Grand Canyon sicuramente non si è formato in 20 milioni di anni e così e ne altre cose, però è sempre meglio che l'ipotesi chimica che dava i 2000 anni di durata del Sole. Come bisogna ragionare? Bisogna ragionare sul discorso, vi dicevo, dell'energia potenziale, quindi il fatto che una sfera di materiale, se è formata dall'accrescimento dalla concentrazione di materia, per cui la sfera si accresce perché arriva della materia da fuori, viene catturata gravitazionalmente, finisce intrappolata in questo centro attrattore, quindi perde la sua energia potenziale. Dall'infinito aveva l'energia zero, va a finire nella buca di potenziale di questo oggetto che man mano raccatta materia. Questo accrescimento comunque esiste. Per esempio, ultima citazione, poi andiamo a fare un po' di calcoli, pare che le misure che hanno fatto già gli astronomi di allora, non so se adesso con le sonde hanno visto qualcosa di più, comunque pare che Giove, soprattutto più che Saturno, Giove pare che irradi energia per irraggiamento in misura maggiore di quello che riceve dal Sole. Per esempio la Terra è in equilibrio, quello che riceve dal Sole lo irradia a quella temperatura lì. Giove sembra che abbia uno scompenso notevole, infatti è una massa molto più grande, enormemente più grande della Terra, ma enormemente più piccola del Sole, è una cosa quasi, dal punto di vista logaritmico, quasi a metà. Per diventare una stella Giove dovrebbe essere molto più grosso. Però alla fine il risultato è quello, che poi questa energia gravitazionale che si è concentrata in questo accrescimento, alla fine è quella che fa partire le reazioni nucleari e fa scoppiare la stella, che diventa qualcosa che irraggia a questo punto molto molto di più di quello che ha diciamo guadagnato dall'energia gravitazionale.
come studiamo l'accrescimento della sfera? Lo studiamo banalmente in questo modo, cioè immaginiamo, dunque il discorso è chiaramente quello del potenziale gravitazionale, no? Potenziale gravitazionale, se questo è R, la distanza dal centro, anzi si può parlare sia di potenziale che di energia potenziale. Vediamo l'energia potenziale. Tanto. L'energia potenziale sapete che è negativa, è una iperbole equilatera di equazione, cioè l'energia potenziale è proporzionale a R alla meno 1, e anzi a meno, perché è negativo, meno R alla meno 1. Quindi all'infinito è 0, quando ti avvicini al corpo che ha una forza di attrazione, quindi poi un potenziale gravitazionale dato dalla legge di Newton, quindi fratto R quadro, è proporzionale a un fratto R senza quadro. Questa è l'energia potenziale quando esiste già un certo corpo di una certa dimensione, di una certa massa in un certo punto dello spazio. Quando il nostro oggetto, che sia una sfera, che sia un pianeta, si forma, è come se, provate a vedere una sfera con uno spaccato e con uno strato di un certo spessore che si è aggiunto ad una sfera precedente. Quindi noi siamo dal centro a qua, siamo ad una distanza, supponiamo R. Si è aggiunto, teniamo ancora con un delta non differenziale, si è aggiunto un delta R. Cioè c'è una sfera di raggio R con la sua massa, eccetera, che genera un potenziale che è un corpo che all'esterno, costituisce, le permette di avere un'energia potenziale gravitazionale. Se questo corpo dall'infinito va a finire sulla superficie di questa sfera, perde questa energia qua, secondo una formula che adesso vedremo meglio magari nel video successivo. Se invece di una massa concentrata in un punto, immaginiamo una polvere che dall'infinito va a finire su uno strato, è la stessa cosa. L'importante è che questa massa, che è questo strato, è come fosse un corpo di una certa massa piccola che finisce su questo corpo in accrescimento e perde la sua energia potenziale. Ovviamente questo bisognerà usare il calcolo integrale, perché cosa succede? Che questa cosa che si accresce cambia di valore man mano che aumenta le dimensioni della nostra sfera. Quindi c'è un discorso di integrazione, oltre a fare tutti i conti per bene che bisogna fare su tenendo conto, per esempio, la superficie di una sfera, è 4π greco R2. Quindi il delta di volume che si è aggiunto in questo strato sferico di raggio R e di spessore delta R, il delta di volume è la superficie della sfera in queste condizioni qua, moltiplicato lo spessore delta R, e quindi la superficie 4π greco R2 delta R. Il volume, questo delta di volume, moltiplicato la densità del materiale, ci dà la massa, quindi la delta massa che si aggiunge e che alla fine costituisce l'M grande della massa totale del nostro corpo. Ok, in base a questi calcoli, dal video successivo in poi, arriveremo alla conclusione che vi ho detto, che 20 milioni di anni sarebbe
diciamo, l'età del Sole se la sua energia venisse solo da questo fenomeno di gravitazione. Mentre invece con l'energia nucleare viene fuori che la stella brucia per 10 miliardi di anni, altro che 20 milioni di anni. Dai milioni ai miliardi. Via!